Buon salve a questa nuova serie che ho deciso di chiamarla Parliamo di puntini puntini, perché spesso ricevo richieste sui social, sui forum, dal vivo, di parlare di argomenti che sul momento, diciamo, non sono molto a conoscenza, non posso approfondire per mancanza di tempo e perché non posso avere un documento, invece un video, diciamo, molto più funzionale. E quindi l'idea è lanciare questa serie TV per fare delle mini presentazioni su vari argomenti open source. Quindi la serie è pensata per Mozilla, KDE, WordPress, chi più ne ha più ne metta e così via. Ma lo scopo non è promuovere me come persona, ma promuovere i progetti open source, perché ho visto che il pubblico di YouTube è più vario rispetto a quelli dei siti tecnici dedicati alla tecnologia, eccetera, e si può raggiungere un mercato più ampio. Per questo ho deciso di fare questa serie, non è una serie, perché volevo dire serie. E quindi vi presento Parliamo di, ed oggi la puntata è dedicata a Firefox 29. Firefox 29 presenta una nuova interfaccia che abbiamo tutti visto, che è chiamata Australis. Australis porta non solo una nuova disposizione, ma anche un'ottimizzazione a livello di codice, tant'è che in community leggevo che c'è chi ha visto un'ottimizzazione del consumo, sinceramente non ho notato la differenza, però beh, bello se ci sta. Ma parliamo di questo nuovo design, c'è chi dice che è spiccicata a Chrome perché c'è il menu già a tre lineette, perché se il menu sta a destra, va bene, se lo dici te sei meglio te. Sinceramente non dico che è uguale a Chrome. Firefox presentò le schede e allora perché tutti gli altri browser che hanno le schede non diciamo che sono uguali a Firefox? Quindi diciamo che sono discorsi di parte da gente che non ha visto, diciamo, un'evoluzione tecnologica e che non capisce effettivamente la necessità di questa nuova rinfrescata. Togliendo la barra dei menu, che prima c'era un pulsantone, quello era già una strada per questo, ottimizza le risorse, lo spazio, non c'è più la barra delle estensioni. Adesso le estensioni possono avere dei pulsanti sulla barra delle schede che prima non c'era. E il menu è personalizzabile, con questo sistema a pulsantoni personalizzabile, sinceramente permette di avere un Firefox che consuma, diciamo, per l'area di visione del sito, meno spazio rispetto a prima, perché oggi, diciamo, è importante, c'è chi vuole avere i siti a tutto schermo, tant'è che io per un periodo lavoravo proprio a tutto schermo, non avevo più la barra, eccetera. F11, l'avevo tutto schermo, c'erano pure delle estensioni che mi aiutavano a cambiare schermo. Comunque, questa ottimizzazione delle risorse permette una grande personalizzazione, a cominciare dalla... parlavo del cosiddetto menu a blocchi, ovvero, prendo Chrome perché tutti dicono uguale a Chrome, sull'iconcina del menu ho un elenco a cascata con delle icone piccole. Su Firefox premo il pulsantone del menu, quello tre lineette, e ho dei blocchi che io posso organizzarmi, e questi blocchi sono grandi perché hanno l'icona grande. Io posso decidermi quali voglio e quali non voglio, e poi se io clicco sui pulsantoni ho un sottomenu. Sinceramente questo per me è molto utile, perché io così posso organizzare i menu come voglio io, e spesso non devo neanche leggere il sottotitolo dell'icona, riconosco l'icona e ci clicco. Quindi se io ho più Firefox riconosco sempre quella l'icona, perché io ho più Firefox, più profili, e a seconda del lavoro io vado e riconosco l'icona, perché ho il menu organizzato in modo diverso a seconda di quello che mi serve, perché in questo menu posso metterci anche pulsantoni delle estensioni, cosa che prima non potevo fare nel menu, e adesso si può ed è molto comodo. Dicevo prima, pure la barra delle schede in cui posso mettere le estensioni e pulsantino. Riprendendo fiato, Australis, oltre a questa cosa del menu e questa nuova interfaccia personalizzazione, comporta un nuovo SDK per sfruttare la nuova interfaccia, ma porta anche un nuovo modo per i segnalibri, come la cronologia, eccetera, che sono delle sottofinestre dentro Firefox che si aprono proprio con menu. E questo è comodo, invece di avere 10.000 finestre a cercarle nella barra delle applicazioni, c'è tutto lì dentro. Parliamo di questo nuovo design. Firefox, come accennato prima, diciamo, introdotto la barra schede, Firefox ha rivoluzionato il web, ha scalzato quello schifo di Internet Explorer 6, è schifo, e ha permesso ad oggi il web di essere quello che è, veloce, disponibile a tutti, che non richiede troppe risorse, ma aveva bisogno di una rinfrescata dell'interfaccia per essere al paro con i concorrenti, e Australis porta questo, ha un'ottimizzazione, io qui guardo Firefox che ce l'ho di qua, porta un'ottimizzazione dello spazio che a me non mi dispiace,
no, c'è chi dice perché da sviluppatore non sono abituato alle novità. No, perché io utilizzo Firefox da prima. Cioè, Aurora. Non sapete cos'è Aurora? Mozilla rilascia 5 versioni di Firefox. Facciamo così. Firefox Stable, che è l'attuale 29. Firefox Beta, che è la 30. Firefox Aurora, che è la 31. Firefox Nightly, che è quella che viene aggiornata ogni giorno, che è quella di sviluppo, che è la 32. E Firefox SR, che è quella, diciamo, a lungo supporto, adesso è la 24, viene pensata per le aziende. Ma io utilizzo Aurora, quindi già da qualche mese io utilizzo Australis, quindi ho potuto notare effettivamente quanto il mio workflow è migliorato con questa ottimizzazione degli spazi. Ma anche perché Australis funziona bene su Linux. Chi utilizza KDE si ricorda che Firefox senza qualche estensione si vedeva da cani. Quindi con Oxygen KDE, sviluppato in italiano, ormai è un progetto abbandonato che stavo per prendere io lo sviluppo, ma ho lasciato perdere quando ho visto quanto funziona bene Australis su KDE e Firefox si vede bene. L'interfaccia è uguale per tutti. Tutti i sistemi hanno la stessa interfaccia e non cambia. Poi vabbè, il tema fa la differenza. Ho potuto riapprezzare Personas perché adesso funziona. Non utilizzando temi specifici posso mettermi l'immagine che vuoi sulla testata, quindi posso riconoscere più facilmente i vari profili perché ho delle immagini di sfondo diverse. Queste cose a me mi piacciono perché ha portato una ventata di freschezza che in Firefox a livello di interfaccia ce n'era bisogno. C'è bisogno di fare altre cose adesso, ma una cosa per volta. Un'altra novità è il cosiddetto Firefox Accounts, che prende il posto di Firefox Sync. Cioè, non lo prende il posto, diciamo che è l'evoluzione. Firefox Sync è un sistema per sincronizzare le configurazioni. Però qual era il problema? Che per il login utilizzava tre chiavi, quindi dovevi copiarti da una parte su vari dispositivi, computer, eccetera, devi scrivere queste tre chiavi ogni volta. Adesso funziona con il login e permette anche di sincronizzare le estensioni, le configurazioni. Sinceramente per me è comodo avendo più computer. Io ho le estensioni uguali su tutti i computer perché le installo su uno e non le trovo sull'altra. Sinceramente è molto comodo. C'è anche una pensata di integrarlo in Firefox OS 2.0 per fare altre. Tempo per un altro video questo. E questo è Firefox 29 a livello di interfaccia, che a me piace. E ho notato che ha un consumo di risorse pure differente. Se io vi prendo Chrome, qui su Linux o Chromium, con le stesse schede impostate fisse, ho lo stesso consumo di RAM. Però su Firefox io ho installato anche una decina e passa di estensioni. Quindi, vabbè, c'è chi dice Firefox non è un multiprocesso. È vero, ma è sviluppo nella Nightly, chi vuole lo può provare. Questo può essere l'argomento per un altro video. Comunque, riprendendo il discorso, questo è il livello di interfaccia, quello che si nota a colpo d'occhio. Per chi vuole il vecchio, l'interfaccia c'è l'estensione Classic Theme Restorer che rimette la vecchia, per chi non vuole apprezzare questa nuova soluzione. C'è chi si lamenta che sono state tolte diverse funzionalità a Firefox. È un altro argomento. Ma parliamo delle cose sotto il cofano. WebRTC. WebRTC è una tecnologia che utilizza lo stream. No, non utilizza stream. Diciamo che permette a livello di JavaScript, senza utilizzare Flash, Silverlight e altre porcherie, tramite JavaScript di accedere alla webcam e al microfono del proprio computer. E questo è comodissimo perché si dice che nei prossimi 5 anni il browser e WebRTC saranno l'unico strumento per fare le videoconferenze, quindi togliendo la necessità di installare programmi aggiuntivi. Ma anche per lo sviluppatore adesso è molto semplice interfacciarsi con queste tecnologie, perché JavaScript effettivamente è molto facile per fare queste cose. Ho visto Ashicamere, chi ha fatto degli applicativi che utilizzano la webcam in JavaScript, fanno della augmented reality, mettono ovvero nel video degli elementi di tipo e che riconoscono un elemento nello spazio senza utilizzare porcherie. Poi c'è le web API. Le web API sono nuove API, ho detto API, che aggiungono per gli sviluppatori nuove possibilità di interazione. Principalmente sono per ambito mobile e per Firefox OS, ma vi lascio il link per chi vuole approfondirle. Parlando di web API, mi sento di ricordarvi ASM.js. ASM.js è un nuovo sottotipo di JavaScript che permette di utilizzare calcoli a 32 bit, così ho capito, perché di quella roba non ci capisco molto, che permette a JavaScript di lavorare a un livello molto più basso con delle performance diverse, quindi perfetto per i giochi WebGL. Per questo motivo Unity adesso supporta l'esportazione del gioco, dei giochi,
in JavaScript, quindi non abbiamo bisogno di utilizzare l'Unity Player che su Linux non funziona. Ah, guarda un po'. Cioè, vediamo i nostri giochi su browser in 3D che sfruttano la scheda video, quindi non vi lamentate se sul vostro fa schifo, perché avete una scheda video che fa schifo, o che driver fanno schifo. Quindi ci saranno i link sull'articolo, ah sì, non ve l'ho detto, tutta questa roba, poi ci saranno un link ad un articolo mio con tutto l'elenco, perché è una mini presentazione. Quindi potrete provare dei giochi OGL. E il bello dei giochi OGL è che adesso posso mettere anche joystick, ma non installando porcherie, perché ci sono le vie JavaScript, dei gamepad, dei joystick, vogliamo chiamarli. Quindi noi potremo giocare, possiamo, perché Firefox lo supporta, Chrome lo supporta, per Internet Explorer sviluppo. Questo potrebbe aprire un panorama che su Xbox, utilizzando Internet Explorer con i joystick, possiamo giocare senza dover scaricare un malloppone di roba. Certo, è Internet Explorer, però intanto le potrebbe supportare, il che apre diverse idee interessanti per giocare con il computer senza dover scaricare tanta roba. Quindi vi lascio il link ad un'applicazione di prova che utilizza i joystick, quindi attaccando i joystick potete giocarci, cioè provare fix. Solo il pensiero che si può fare in JavaScript, fix. Riprendiamo il discorso, muoviamo un attimo le mani. Firefox OS, sì, Firefox 29 implementa anche le nuove web audio API, quindi si può elaborare l'audio direttamente in JavaScript, e questo può essere interessante per aprire tutta una serie di idee. C'è anche un tool di sviluppo nella Nightly, quindi potremmo anche divertirci con quelle cose. Dico, concludo con le novità di Firefox 29, con le notifiche, perché adesso ci sono le notifiche, sì, ti possono lanciare notifiche sul desktop. Quindi se io, quando ho la chat aperta, mi arriva una notifica sul desktop, a seconda del sistema, utilizza quelle dell'ambiente per notificare l'utente. Poi c'è una chicchetta, che Firefox corregge il protocollo che viene inserito sulla barra. Muoviamo un altro po' le mani. Se io tipo digito http://il sito, metterà la H. Questa sinceramente è una chicca, perché a me capita spesso di fare copia e incolla, mi perdo un pezzo, prima mi dava errore, adesso non me lo dà più. Chrome non ce l'ha, è una chicca, e noi ce l'abbiamo. Queste sono le novità con questo progetto di Firefox 29, che è stata chiamata la release più importante dopo la 4. Le novità, si tratta del progetto The Web We Want, Web We Want, insomma, che è stato lanciato per far sapere a Mozilla per quale motivo noi usiamo Firefox, utilizziamo il web, cosa vogliamo dal web. Perché Mozilla, tanta gente non se lo ricorda, è una fondazione no profit, non ha interesse a lucrarci, e tutto ciò che promuove per rendere il web più libero, fruibile a tutti, per questo è nato Firefox OS, gratuito e con standard aperti. Quindi con questa interfaccia sarà possibile dire a Mozilla che noi ci piace navigare tranquilli per la privacy. Sinceramente io ho messo quello per avere il controllo, perché io sono un fanatico da questo punto di vista, tant'è che non utilizzo né Google Contacts né Google Calendar, utilizzo il mio server on cloud per sincronizzarmi i contatti. Io voglio avere un controllo del web, perché forse sono più avanzato, però voglio avere un controllo, e con Firefox questo si può fare anche col Duno Track integrata in Firefox OS. Ricordo il link del mio sito, che contiene l'elenco dei vari riferimenti a questo video, con altri link per provare eccetera. Concludo con il link, non so se riuscirò a mettere un pulsantone qui da qualche parte, per un form per potermi mandare delle proposte per i prossimi video, perché questa è una serie che è pensata per parlare di tutto, di progetti Mozilla come Shumway per esempio, Firefox OS, KDE come un cloud, WordPress come dei plugin e così via, per promuovere il web a chi, diciamo, non è tecnologico o semplice. Quindi se avete già dei pareri su questo primo video, commentate, ovviamente io correggo il tiro. E concludo mettendo, non so se riuscirò a metterci due pulsantoni, il link al dibattito fatto a Pordenone con Alessandro, Riccardo. Io, Alessandro parlava di Android, io parlavo di Firefox OS e Riccardo parlava di Ubuntu Touch. Quindi ringrazio Chimerarevo perché ha firmato questo dibattito. Un altro link è un'intervista che ho fatto a Chimerarevo, sempre alla Fiera di Pordenone, in cui parlo di alcune cose di Firefox OS. Ricordo a tutti di venire su Mozilla Italia, perché è il forum, il sito di riferimento in ambito italiano, per chi vuole anche approfondire gli argomenti, ma anche per chi vuole diventare un volontario. Perché fare volontario Mozilla è figo per tanti motivi, che potrebbe essere argomento effetto un altro video, perché ho delle presentazioni che devo rendere dei video, quindi potrebbe essere un argomento.
Ma direi di concludere qui il video. Se ci sono altre domande, vedrò se sarà necessario fare un secondo video. Questo è un video soltanto di riflessione mia per presentare nuove opzioni. Per chi vuole lamentarsi del cambiamento di interfaccia, c'è il forum di Mozilla Italia. Ma sinceramente vediamo che c'è stato molto apprezzamento della nuova interfaccia, perché chi ha installato l'estensione per avere il vecchio tema sono solo 130.000 persone a livello globale, quindi vuol dire che sono soltanto i vecchi vecchi utenti affezionati della vecchia interfaccia, che secondo me ha fatto la sua parte, perché come tutti i programmi ogni tanto c'è bisogno di ottimizzare le interfacce, perché oggigiorno i siti vogliono respiro, Google Plus, Facebook ne sono un esempio, vogliono tanto spazio, parliamo poi dei vecchi computer, sui tablet, così via, e questa nuova interfaccia con un'alta personalizzazione veramente fighissima, tant'è che lanciarono pure per un periodo un contest che faceva le estensioni che sfruttavano la nuova interfaccia, poteva vincere un telefono, cose del genere. Anche per chi vuole rimanere aggiornato su queste cose, Mozilla Italia, non ve l'aspettavate, eh? Credo che stavolta se concludo sia definitivo, perché saluto tutti, ci vediamo sul forum, su YouTube, sui social, non sotto casa. Ricordatevi, proponetemi argomenti. Ciao e alla prossima, parliamo di...